Bambini, di controllare sempre il pavimento che non sia scivoloso, perché le suole sono importanti. Qualsiasi domanda, qualsiasi situazione, fatela. Io cercherò di spiegarvi tutto, quindi forse alla fine riuscirò a completare tutte le risposte alle vostre curiosità. Però se avete qualcosa di particolare da domandare, mi fermate e io ve lo spiego, ve lo rispiego. Quindi non vi preoccupate, adesso entriamo piano piano, ci daranno un cappellino da mettere. Io metterò quello alto perché non ho l'ombrello per farvi il segno, mi vedrete dal cappello. Quindi entriamo piano piano e vi porto già. Ad Albertone hanno dato il cappellone. Si vede bene, vai. Quello che avanza, visto che a bordo funziona la differenziazione dell'immondizia su tutte le specie di prodotti, qui non solo a casa abbiamo umido, legno, plastica, ma abbiamo qualsiasi tipo di materiale da essere spezzato, anche qui davanti a controllare che le attività funzionino bene, e quindi questa è la principale motivazione. Lavorano circa 5 persone. Ognuno di noi vorrebbe almeno una persona come questa a casa, pranzo e cena, che si dia la mano, è il nostro sogno.
A costo di circa 12 euro. No, allora, cameriere. Povero, non ha colpa delle volte. Allora, ci troviamo nella sezione più importante della cucina. Tante volte quest'area viene un po' discriminata nelle realtà classiche della ristorazione, ma per noi è la più importante, perché immaginate che poi oltretutto durante il servizio ci sono sempre tre tecnici in stand-by davanti a quest'area. Un idraulico, un elettricista e un serpentiere sono sempre stazionati in quest'angolo, pronti ad agire. Perché? Secondo voi una macchina di queste quanti piatti potrà mai lavare in un giorno? 6.000? No. 12.000? 20.000? 50.000? 50.000? Allora, lavano 53.500, così Io ne faccio solo passare un corridoio. Sono due trami che stanno fregando. Queste sono tutte operazioni per la costruzione del piatto, l'abbiamo dedicata ad una persona. Quindi cosa succede? Il primo fuoco, cioè lui, prende il piatto da sotto il banco, riscaldato a 60 gradi, lo controlla che non sia spezzato, rovinato, eccetera. Se va bene lo faccio nel secondo fuoco. Il secondo fuoco prende i vegetali da quest'area che sarà riscaldata, avrà tutti i vegetali, prende i vegetali e compone i vegetali e lo passa al terzo fuoco. Il terzo fuoco si gira e prende la bistecca dalle miglie e se la mette sul piatto e la passa al quarto fuoco. Il quarto fuoco raccoglie la decorazione finale del piatto, mette il giro di olio, sale, pepe e lo appoggia sopra il pasto. Adesso si fanno la dimostrazione. Io lavoro tanto. Abbiamo aiutato praticamente i camerieri, gli abbiamo dato molto più spazio, abbiamo organizzato le isole, però se ci pensate, i camerieri ora sono molto veloci, ma se i cuochi sono lenti, il servizio ancora non è allineato, dobbiamo iniziare a pensare anche a loro, abbiamo creato una diseguaglianza. Ristorative nel bordo del nave da crociera si stanno a piantare, che è così preciso che rende possibile tutto. Adesso però svegliamo i veri segreti, perché dei segreti ci sono. Quando ti si è posto il problema di dover servire 2000 persone in un'ora e mezza, qualcosa abbiamo dovuto fare. Una volta le crociere erano molto più compose, quindi il servizio era probabilmente un servizio di prima classe in turno unico, che durava due ore e mezza, bello, voluminoso, impegnativo. Bene, noi abbiamo iniziato a pensare a come comprimere questi tempi. Con il crescere delle navi abbiamo dovuto restringere per creare il secondo servizio. Come abbiamo fatto? Beh, iniziamo a pensare a come agevolare un po' i camerieri. Tutti hanno presente la cucina di un ristorante, vero? Il ristorante è formato da tre ambienti: la cucina, la sala da pranzo e una sezione che si interpone tra i due ambienti che si chiama pass. Il pass in gergo ristorativo è un tavolo, niente di più, niente di più semplice. Voi siete i camerieri e io sono il cuoco. Il pass è questo, ci
classico di 2-3 metri. Qui l'abbiamo dovuto allungare, è di 60 metri. Quindi è tutto questa mensola che vedete, più tutto quello che gira attorno alla cucina. In questo modo abbiamo aumentato il fronte di servizio e contemporaneamente possiamo fare partire molti più piatti. Ricordatevi che abbiamo 210 camerieri qua la sera. Ok? Sì, Agatha col cappellino, guarda. Di controllare sempre il pavimento, che non sia scivoloso, perché le suole sono importanti. Qualsiasi domanda, qualsiasi questione, fatela. Io cercherò di spiegarvi tutto, quindi forse alla fine riuscirò a completare tutte le risposte alle vostre curiosità. Però se avete qualcosa di particolare da domandare, mi fermate, io ve lo spiego, ve lo rispiego. Quindi non vi preoccupate, adesso entriamo piano piano. Ci daranno un cappellino da mettere. Io metterò quello alto perché non ho l'ombrello per farvi il segno, mi vedrete dal cappello. Quindi entriamo piano piano e vi porto già. La visita alle cucine termina qui, dice Stefano ti saluterà. Qualcuno si è ancora fermato in pasticceria. Sì, per il terzo crafting. Ma sono? Oh, mamma.